Benvenuti a tutti anche a questa terza giornata dedicata alle FAST Conference. Dal Festival Francescano una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori sui canali social e agli ospiti che oggi ci parleranno ancora di economia gentile. Anche oggi erano previsti tre interventi, purtroppo uno è saltato all'ultimo minuto per dei problemi di cause di forza maggiore. Avremo con noi però due realtà molto importanti, una è la realtà di Recover Ingredients e la seconda invece quella di Dinamo Camp. Per iniziare, passiamo subito la parola a Alessio Adamiano e Michele Iafisco, che sono due ricercatori del CNR di Bologna nel settore dei materiali ceramici. Fanno parte di un team che ha ideato e porta avanti il progetto chiamato Recover Ingredients, che è uno spin-off del ISTEC CNR, che è appunto l'Istituto di Ricerca sui materiali, nuovi materiali, ed è appunto una società rivolta a convertire i sottoprodotti dell'industria alimentare in dei materiali ad alto valore aggiunto. Quindi un'idea imprenditoriale che propone in un'ottica di economia circolare, appunto, il riutilizzo soprattutto di materiali di scarto della lavorazione ittica, pesci e molluschi, per creare ingredienti cosmetici e anche altri prodotti come fertilizzanti intelligenti. Chiedo subito non so se vuole cominciare magari Alessio, non so se vi siete divisi voi come domande. Allora, ad Alessio chiederei appunto il cammino di uno spin-off, no? È breve il percorso compiuto da un'idea, no? Che diventa un progetto di ricerca e successivamente anche una produzione industriale. Quali sono un po' i protagonisti, i sostenitori che hanno reso possibile arrivare fino a qui e quali i valori appunto che vi hanno guidato? Beh, grazie mille. Innanzitutto volevo ringraziare gli organizzatori di questa bellissima iniziativa del Festival Francescano e siamo veramente contenti di essere oggi qui a poter parlare del nostro progetto, insomma, in questa sessione dedicata all'economia gentile. E cominciamo col dire che questa idea, che poi si è trasformata appunto in un progetto, è nata praticamente da un'idea condivisa tra me e Michele, e noi ci siamo un po', diciamo, alternati al Camican, dove lui ha fatto il dottorato in chimica dei materiali. Io poi sono arrivato, il Camican nel Dipartimento di Chimica dell'Università di Bologna. Io poi arrivai l'anno esattamente in cui lui aveva già lasciato per andare al CNR a Faenza a lavorare. Dopodiché, dopo un anno, seppi che lui cercava collaboratori lì a Faenza e quindi poi l'ho raggiunto e lì abbiamo praticamente portato le mie competenze un po' più sulla chimica ambientale, un po' più su diciamo, una preparazione da scienziato ambientale praticamente l'abbiamo unita alle sue competenze poi nel campo della chimica dei materiali dove lui già lavorava da molti anni. Nell'ambito della nostra collaborazione abbiamo sviluppato questo progetto di ricerca che appunto si chiamava Recover, recupero e conversione dei sottoprodotti alimentari per la generazione di scaffold biomedicali. Quindi fondamentalmente prendevamo gusci di molluschi che attraverso vari step, sia fisici che chimici, convertivamo in fosfati di calcio. Esatto, grazie. E se possiamo passare già alla seconda slide. Esatto, grazie mille. Dicevo, recuperiamo questi scarti industriali, in particolare gusci di molluschi, per convertirli in materiali per applicazioni biomedicali, in particolare dei fosfati di calcio, attraverso processi sia chimici che fisici. Questo progetto ci fu finanziato dal MIPAFT nel lontano 2017 e fu svolto da noi dell'ISTEC di Faenza, insieme in collaborazione con il Nanotech di Lecce, la dottoressa Clara Piccirillo. E detto questo, abbiamo subito capito, insomma, il potenziale di questo materiale, e praticamente abbiamo cominciato un percorso molto, molto bello e molto entusiasmante di start-up,
cominciando prima con percorsi di incubazione in incubatori locali come quello di RomagnaTech e di YouStart di Lugo. Abbiamo partecipato alla Startup Emilia-Romagna nel 2019, dove ci siamo qualificati comunque tra i migliori 10 idee imprenditoriali della regione, e poi siamo stati anche supportati da una varietà di istituzioni sia europee che nazionali che hanno finanziato, diciamo, proprio i primi passi della nostra idea, quindi lo sviluppo della nostra idea. In particolare, volevo ringraziare appunto il Rotary Club di Lugo, ma anche il Climate Kick di Bologna e l'IIT, il team di Bologna. Noi siamo stati incubati nel 2019 sempre all'interno del programma Greenhouse, ovvero un programma che mirava a sostenere startup con progetti per la riduzione delle emissioni di gas serra, quindi gas climalteranti all'interno dell'atmosfera, e anche l'Elsevier Foundation che ci ha invece sostenuto all'inizio finanziando il nostro progetto di recupero di fosfati dalle lische di pesce delle comunità africane, di cui magari parleremo più in dettaglio più avanti nella presentazione. E infine anche la regione Emilia-Romagna e in particolare anche il comune di Ravenna, che ci hanno premiato nell'ambito dell'Interreg Mistral l'anno scorso. Il Mistral è un progetto Interreg europeo che coinvolgeva vari enti pubblici in tutta Europa, e all'interno del quale c'è stata una business plan competition che noi abbiamo, cioè, all'interno del quale siamo stati premiati. Tutte queste, ovviamente, tutte queste energie, tutte queste risorse ci hanno permesso così di partire. Bene, molte grazie di questo prima intervento e appunto un insieme proprio di energie, di forze che si sono state messe a servizio di questo progetto. Un progetto che fa della circolarità e della sostenibilità due parole chiave, insomma. Concretamente, in cosa consiste un po' la vostra attività e soprattutto quali sono le ricadute positive sia a livello economico che ambientale, chiederei come secondo punto che possiamo toccare. Prego, Michele. Sì. Passiamo a Michele la seconda risposta, eccolo. Sì, allora innanzitutto, prima di rispondere, volevo, ovviamente mi associo anche io a quello che aveva detto Alessio per ringraziare gli organizzatori per la possibilità di presentare un po' il nostro lavoro a questo evento che è molto, molto interessante ed è effettivamente tocca dei temi che sono sicuramente di forte attualità. E, per rispondere alla domanda, con Recovery Ingredients quello che facciamo è trasformare i sottoprodotti dell'industria alimentare, ed in particolare quelli dell'industria ittica, in materiali naturali che poi vengono utilizzati per applicazioni cosmetiche e per applicazioni agricole. Perché noi ci siamo rivolti all'industria ittica? Perché l'industria ittica produce un'enorme quantità di sottoprodotti, e questo ovviamente è un problema sia per l'ambiente, perché questi sottoprodotti devono essere smaltiti, sia ovviamente anche per l'economia delle aziende che devono comunque poi pagare i costi di smaltimento. Basti pensare, per esempio, che soltanto il 40% del pesce viene consumato come cibo. Il restante 60% invece è costituito da sottoprodotti che di solito non vengono valorizzati, soltanto in parte vengono utilizzati per fare dei mangimi oppure dei materiali per il pet food. E di questi sottoprodotti, una grossa quantità, pari circa 100 kg su una tonnellata di pesce, è costituito da questi materiali di fosfato di calcio, che sono proprio appunto quelli che noi andiamo a recuperare, ad utilizzare. La situazione, diciamo che, tra virgolette, è anche peggiore se consideriamo i molluschi.
in quanto in dei molluschi circa il 30% sono considerati dei sottoprodotti. In questo caso, appunto, consideriamo i molluschi che sono quelli fuori pezzatura, che sono quelli praticamente che non vengono. Non possono essere venduti perché non hanno le caratteristiche necessarie ad essere commercializzati. E di queste, praticamente la maggior parte è costituita da carbonato di calcio, anch'esso poi vedremo che è un minerale che potrebbe essere utilizzato, che può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni. Se andiamo nella prossima slide, possiamo vedere innanzitutto dove li utilizziamo questi prodotti e come ho detto prima li utilizziamo soprattutto in ambito cosmetico ed in particolare come ingredienti per i prodotti solari. I prodotti solari, seppure rappresentano una categoria di cosmetici ampiamente utilizzati, non sono esenti da critiche e in particolare da critiche anche dagli organi, dagli organi regolatori. Infatti, per esempio, l'FDA americana e la stessa ECHA, che è la corrispettiva europea, sostengono che tre creme solari su quattro contengono, contengono dei principi, delle sostanze che possono essere pericolose o comunque possono dare dei problemi al consumatore. E soprattutto possono dare dei problemi agli organismi marini una volta che poi vanno in mare. Tant'è che molti paesi, tra cui le Hawaii e più recentemente anche la Thailandia, hanno bandito l'utilizzo di creme solari proprio per preservare il loro ecosistema marino che è già fragile, a causa appunto dei cambiamenti climatici. Quali sono questi principi che, se torniamo un po' alla slide di prima, quali sono i principi chimici che sono più nell'occhio del ciclone? Sono soprattutto i filtri UV. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sviluppato un prodotto a base di calcio fosfato che, aggiunto alle creme solari, aumenta la protezione di questi prodotti. Quindi questo significa che utilizzando il nostro prodotto si possono abbassare il contenuto dei filtri UV, pur mantenendo una, ottima performance a livello di protezione del prodotto. Quindi questo significa soprattutto ottenere un prodotto cosmetico che sia più rispettoso sia della salute del consumatore sia ovviamente dell'ambiente marino. Un'altra categoria di prodotti molto criticata in cosmetica è quella ovviamente delle microplastiche, che sono delle piccole particelle di plastica che sono intenzionalmente aggiunte nei prodotti ed hanno un impatto dannoso soprattutto sugli ecosistemi marini. Dal 2020 l'Europa ha completamente limitato, ha completamente bannato questa categoria di prodotti nei cosmetici, ma l'idea è quella di limitare tutti i polimeri dal 2025. Quindi in questo caso parliamo di una moltitudine di ingredienti che è contenuta all'interno dei prodotti cosmetici e al momento le industrie non hanno un sostituto adeguato. E quindi in questo caso noi produciamo degli ingredienti a base di calcio carbonato, quindi utilizzando i gusci dei molluschi, che potrebbero sostituire le microplastiche attualmente utilizzate nei cosmetici e che non hanno nessun impatto negativo sul mare, in quanto ovviamente derivano dal mare. Quindi diciamo che dal mare poi passano al mare, quindi non hanno assolutamente non danno problemi agli ecosistemi. Nel campo agricolo, invece, ci occupiamo principalmente di sviluppare fertilizzanti fosfatici più efficienti rispetto a quelli comunemente utilizzati. Infatti, uno dei grossi problemi con i fertilizzanti a base di fosfato che vengono attualmente utilizzati è quello che hanno una bassa efficienza. Questo significa che non tutto il fertilizzante che viene somministrato viene utilizzato dalle piante e la maggior parte di essa si accumula nel terreno oppure va ad inquinare le falde acquifere. Quindi ovviamente questo è un problema sia per l'ambiente, anche qui, sia ovviamente poi per l'economia dell'agricoltore perché ne deve utilizzare una grossa quantità. I nostri materiali invece, avendo un rilascio controllato di fosfato, quindi rilasciano il fosfato soltanto sulla base del bisogno della pianta,
sono più efficienti. Infatti abbiamo già condotto test in pianta, soprattutto verso piante di mais, test in vaso su piante di mais, e i materiali hanno mostrato di essere più efficienti dei prodotti commerciali attualmente utilizzati, ed anche soprattutto più efficienti in condizioni di stress idrico. Questo è molto importante perché le condizioni di stress idrico sono quelle che mimano quello che ovviamente potrebbe purtroppo succedere nell'immediato futuro in molte zone del mondo, appunto a causa dell'impatto dei cambiamenti climatici. Bene, grazie tante anche di questo approfondimento. Veramente interessante vedere come un'attività che comunque è rivolta anche al guadagno e soprattutto al non sprecare denaro nella sua produttività, però riesca ad avere accanto una sostenibilità ambientale, addirittura proprio un aiuto alla natura, diciamo così, oltre a non inquinare, anche dare un beneficio a livello naturale. Ma il vostro progetto porta in sé anche un'altra caratteristica che è, diciamo così, un impatto sociale anche. Le vostre ricerche e poi l'attività che state mettendo appunto in atto ha un impatto anche diciamo, a livello di povertà, a livello di comunità, soprattutto quelle appunto più povere che risentono di più dei cambiamenti climatici in corso. E quindi potrebbe migliorare la vita appunto di queste popolazioni che non sono le maggiori responsabili di solito dei cambiamenti climatici, ma sono invece quelli che ne risentono a livello di danno in maniera a volte più significativa. Quindi, se potete un pochettino spiegarci proprio questo aspetto della vostra attività. Non so se risponde Michele o Esattamente, Alessio. esattamente così, no? Sì, rispondo io a questa domanda e poi lascio il campo a Michele. Esattamente così, infatti uno anche dei nostri progetti di ricerca da cui è partito, insomma, il progetto di uno spin-off, quindi di un'azienda, era proprio rivolto a migliorare le condizioni di alcune popolazioni della West Coast dell'Africa, quindi diciamo parliamo della costa ovest dell'Africa, dove ci sono popolazioni che hanno come principale sostentamento la pesca. E parliamo ovviamente di comunità di pescatori, quindi pesca artigianale per la maggior parte. E ovviamente negli ultimi anni, proprio a causa dei cambiamenti climatici, che diceva Michele, si è assistito a un impoverimento dei mari proprio in prossimità della costa. Questo ha significato una grave crisi alimentare per queste popolazioni che, tra l'altro, nel tentativo di pescare molto spesso sconfinavano anche nei territori di altre nazioni. Parliamo, ad esempio, del caso del Senegal, dove appunto alcuni pescatori, vista proprio la scarsità di pesce determinata dal cambiamento climatico, quindi dal cambiamento della circolazione delle correnti sulla costa ovest dell'Africa, si spingevano sempre più al largo o comunque si spingevano anche in acque transnazionali, rischiando quindi anche di essere arrestati o comunque di essere puniti dalla polizia, dalle guardie costiere delle altre nazioni, come ad esempio la Mauritania. E questo succede proprio perché le economie, diciamo, che si basano su pratiche artigianali hanno una capacità ridotta di rispondere ai cambiamenti climatici. Hanno una capacità veramente ridotta e in nazioni con un'economia scarsamente sviluppata e comunque anche con un deficit di cibo, questi cambiamenti climatici possono avere veramente degli impatti importanti. Quindi noi con la nostra idea che cosa volevamo fare? Volevamo praticamente stimolare la creazione di un'economia circolare del fosforo proprio a partire dal livello di comunità. Come? Stimolando appunto i pescatori, le comunità di pescatori artigiani e coinvolgendole nel nostro progetto per cercare di recuperare il fosfato di calcio delle ossa, delle lische di pesce e convertirle in fertilizzanti, perché tra l'altro queste nazioni come il Senegal, appunto, dove noi abbiamo lavorato maggiormente, sono anche dei netti importatori di fosfato che serve appunto per le pratiche di fertilizzazione normale. Questo
Quindi attraverso la creazione di un'economia circolare del fosforo a livello locale, noi pensiamo appunto di aumentare la capacità di adattamento delle comunità locali, che poi potevano sia contare su una fonte di fosforo, diciamo, interna, quindi non da importazione, ma anche aumentare le proprie entrate economiche. Da eventualmente investire in progetti di acquacoltura sostenibile lungo i fiumi, che è qualcosa, diciamo, su cui il governo del Senegal sta puntando e i governi in generale di quella parte di Africa, delle nazioni di quella parte di Africa, stanno puntando forte in generale. Noi siamo anche stati in Senegal 2 settimane e abbiamo anche ospitato durante questo progetto una studentessa, un ingegnere in acquacoltura presso l'ISTEC di Faenza, dove ha svolto, insomma, delle attività preliminari di valutazione di fattibilità di questo progetto. Benissimo, davvero molto interessante questo risvolto sociale, proprio come coniugare appunto produzione, produttività e diciamo anche la sostenibilità sia ambientale che umana e sociale di un'azienda. E questo direi che è proprio un po' quello che il nostro festival quest'anno vuole promuovere, fare vedere questi meccanismi virtuosi, no, che possono instaurarsi in economia dove non è detto che il guadagno derivi semplicemente da uno sfruttamento di altre risorse, no? Quindi si può veramente fare questo. E questa è proprio un po' l'ultima domanda che volevamo farvi, è una domanda che collega un po' a tutti gli interventi di questo festival e proprio riguarda appunto questi atteggiamenti virtuosi, gesti e azioni concreti che possono contribuire appunto a far sì che il mondo diventi un po' più di tutti, è proprio il tema un po' del nostro festival. Allora penso a Michele risponderà a questa domanda proprio. Da parte vostra qualche consiglio pratico in questo senso? Grazie. Sì, rispondo io. Beh, sicuramente rimanendo in tema della sostenibilità e della tutela dell'ambiente, ci sono tante azioni che possiamo svolgere quotidianamente e molte di esse sono già molto diffuse, se ne parla ormai da tanti anni. Sto parlando, per esempio, nel cercare di attuare sempre di più e in maniera più capillare, per esempio, una raccolta differenziata dei rifiuti. Infatti, come penso ormai sappiamo abbastanza, la raccolta differenziata contribuisce a recuperare sempre di più le materie prime all'interno dei rifiuti, quello che comunque noi facciamo, seppur in una scala diversa. E questo recupero ovviamente può evitare l'incenerimento e quindi del rifiuto e quindi ovviamente l'emissione di CO2 nell'atmosfera, e quindi parliamo sempre ovviamente di un'azione contro i possibili cambiamenti climatici. Altri gesti ovviamente possono essere quelli sempre di cercare di ottimizzare il consumo di energia e di acqua. Anche qui ovviamente consumare più energia significa comunque produrre più energia, quindi significa comunque inquinare di più. Anche poi c'è ovviamente, come dicevo prima, il tema dell'acqua, che sarà sempre un tema molto, molto più importante ovviamente con gli anni, e questo sempre a causa del cambiamento climatico. Queste sono ovviamente delle azioni che possono essere fatte da tutti, dai singoli individui. Diciamo che ovviamente deve esserci alla base una veduta, diciamo, politica dietro, quindi sicuramente, diciamo, che la politica dovrebbe in qualche modo aumentare, aiutarci soprattutto a cercare di ottimizzare, a fare in modo che il cittadino possa fare al meglio il proprio dovere, diciamo così. Bene, davvero grazie tante per il vostro intervento. Vi facciamo da parte anche del Festival i migliori auguri proprio perché la vostra attività possa trasformarsi in una produzione anche su larga scala, perché penso che sia molto importante che questo tipo di aziende abbiano uno spazio nel mercato. E mi piace appunto ricordare il fatto, come dicevate voi, che con le tecnologie attuali un rifiuto non è mai un rifiuto, insomma, in un certo senso, lo decidiamo noi quando uno scarto diventa un rifiuto, ecco. E quindi sono veramente molto contento appunto che siete potuti intervenire. Adesso lascio la parola ad Alfonso del Festival Francescano che ci
Purtroppo appunto il secondo intervento, come dicevamo, non ha potuto partecipare, quindi ci dirà soltanto una parola per ricordare appunto la realtà che volevamo ospitare. Buon pomeriggio a voi, a tutti gli amici del Festival Francescano che ci stanno seguendo. E purtroppo, come diceva Fra Michele, ecco, Don Gennaro Pagano ha avuto un problema, per cui speriamo che si risolva quanto prima e mandiamo il nostro abbraccio di affetto, di pronta guarigione. Però è importante cogliere e comprendere il suo progetto, il suo, per dire, quello esteso poi a favore di ragazzi in situazioni difficili. E Don Gennaro Pagano è un presbitero diocesano di Pozzuoli, è laureato in teologia e psicologia e specializzato in psicologia dell'educazione e dello sviluppo. È attualmente cappellano al carcere di Nisida, carcere minorile, e direttore della Fondazione Regina Pacis, una fondazione che ha voluto Papa Francesco appena poco prima della pandemia, per cui non è stata, è stata poi inaugurata successivamente proprio per la sua valenza, per la sua importanza che diremo tra qualche minuto. Lui, cappellano appunto del carcere, è direttore di questa fondazione che gestisce la cittadella dell'inclusione. Ecco, questo è il progetto principale molto interessante della diocesi di Pozzuoli, in cui sono presenti tre comunità residenziali. Una penale per gli adolescenti e poi una penale per le ragazze e le donne che provengono dal carcere di Pozzuoli, carcere femminile di Pozzuoli, e una dedicata ai disabili. Per loro c'è un percorso di inclusione. Come avviene questo percorso di inclusione? Avviene attraverso delle attività laboratoriali. Io stesso ho avuto il piacere di seguire, di vedere, constatare di persona queste attività laboratoriali, andando appunto sia nella cittadella dell'inclusione che al carcere minorile di Nisida, e sono progetti quali quelli di ceramica, di laboratori di arte, laboratori di teatro, che aiutano appunto le persone, soprattutto questi ragazzi che hanno avuto, insomma, momenti difficili nella loro vita, a venire fuori da situazioni critiche anche per ricostruire in tanti casi, ricostruire proprio la persona. Parliamo di ragazzi dai 16 anni al massimo fino ai 20 anni, che appunto vivendo in strada hanno commesso dei reati, a volte anche reati gravi, che però viene data loro un'opportunità. Questa è l'idea nuova, progettuale della cittadella dell'inclusione. Così come questa attenzione ai disabili, valorizzando tutto il mondo che c'è intorno a loro, non solo con un servizio, diciamo, di assistenza, ma anche un vero e proprio servizio di inclusione. E quindi, se ci fosse stato lui, sicuramente avremmo avuto modo di cogliere dalla sua testimonianza la bellezza di questo progetto, di questa cittadella. E possiamo definirlo proprio un percorso nell'ambito dell'economia gentile, un percorso di economia carceraria, cioè dove vede colui che ha commesso un reato non soltanto un discorso di scontare una propria pena, ma di offrire un'opportunità nuova, soprattutto poi di inserimento di nuovo nella società. Quindi questo è un po' l'aspetto più toccante. Avremmo fatto diverse domande ovviamente a Don Gennaro, soprattutto riguardo questo periodo di pandemia, no? Come hanno vissuto. Insomma, le lasciamo un po' aperte sperando appunto che un domani riusciremo poi ad avere da lui maggiori informazioni, maggiori notizie. Quello che è certo però è che questo progetto dà un'opportunità a tantissimi volontari, associazioni, anche l'Ordine Francescano Secolare e la Gioventù Francescana della Campania sono impegnati a sostenere questo progetto con tante iniziative. Ecco, quindi ci auguriamo che possa continuare con zelo, possa continuare con fermezza, perché crediamo che sia veramente un seme di bene all'interno di una città come quella di Napoli che
sappiamo bene, nella sua bellezza nasconde anche delle difficoltà che non vanno abbandonate a se stesse, ma vanno recuperate attraverso sia una politica di inclusione, ma soprattutto una fede che poi diventa realtà viva e operosa all'interno di questi percorsi. A te la parola, Fra Michele. Grazie davvero Alfonso e speriamo davvero di poter ospitare prossimamente Don Gennaro perché queste realtà valgono veramente la pena di essere raccontate con tutto lo spazio che si meritano. Adesso passiamo all'ultimo intervento di questa giornata e parleremo della realtà di Dinamo Camp. Dinamo Camp è nato nel 2007 come progetto principale della Fondazione Dinamo. Ed è un bellissimo luogo, soprattutto situato nel cuore dell'Appennino toscano, in provincia di Pistoia, e è stato appositamente strutturato per ospitare gratuitamente bambini e ragazzi con le loro famiglie affetti da patologie gravi o croniche, che sono in terapia oppure nel periodo di post-ospedalizzazione, e propone loro dei periodi di vacanza e di svago con attività diversificate basate sul modello della terapia ricreativa. E diciamo che guardando un po' sul sito della fondazione c'è proprio una bellissima definizione che ha dato uno dei piccoli ospiti del campo ed è Dinamo Camp è un luogo dove tutti i bambini imparano cos'è vivere. Allora oggi abbiamo il piacere appunto di ospitare Claudio Montevecchi che è originario di Imola, è già un capo scout appassionato di tutto ciò che riguarda la montagna. Che dal 2014 lavora per la fondazione e si occupa in particolare delle attività di arrampicata e anche le altre attività outdoor, no, all'aperto. Inoltre è responsabile dei progetti di formazione esperienziale che porta avanti la realtà chiamata appunto Dinamo Academy. E quindi chiediamo a lui, che appunto è dentro questa realtà così profondamente, di darci alcune informazioni proprio per farci conoscere questo mondo. Innanzitutto volevo chiedere, intanto benvenuto, buongiorno a Claudio. Ciao, buongiorno. Volevamo chiedere da dove nasce appunto l'idea di Dinamo Camp e se ci potesse raccontare appunto in breve un po' la storia fino all'arrivo qui in Italia del progetto e appunto spiegando ai nostri spettatori qualche cosa sul metodo che si applica e sugli obiettivi che si vogliono raggiungere con questa attività. Certo, grazie prima di tutto dell'invito da parte mia e da parte di tutto il mondo di Dinamo Camp. Allora, questo progetto nasce da da un sogno. Un sogno che si è concretizzato proprio in Italia. Ma prima di arrivare in Italia, nasce nel 1986, quando una persona che famosa, perché tutti voi ne avrete sentito parlare, sto parlando dell'attore Paul Newman, si trovò in una situazione familiare di dover scoprire che nel mondo degli Stati Uniti non c'era la possibilità di ospitare bambini e ragazzi affetti da patologie per i summer camp. Noi in Italia abbiamo tante alternative, tante possibilità per poter far fare ai bambini e ai ragazzi vacanze. E negli Stati Uniti la tradizione storica è quella di summer camp. Quando Paul Newman, per un nipote, non si trovò nella situazione di poter trovare un camp disposto e disponibile ad ospitare questo ragazzo, lui mise a disposizione una propria casa, un ranch nel Connecticut questa cosa ebbe un successo talmente elevato che lui riuscì a cogliere che nel sistema economico americano c'era un bug, c'era proprio una mancanza, vale a dire mancava una offerta di vacanze per bambini, per ragazzi affetti da patologie gravi e croniche. Questo nel giro di pochissimo si è sparso, si è diffuso su tutto il territorio americano, a tal punto che lui ebbe l'intuizione proprio di mettere su un sistema. Oggigiorno questo sistema, questa rete che si chiama Serious Fun Children's Network, racchiude più di 30 realtà in tutto il mondo. In Italia esiste solo Dinamo Camp e come diceva giustamente Fra Michele, si trova sull'Appennino tosco-emiliano in provincia di Pistoia, quindi a poca distanza da Porretta.
e in Europa ci sono altri cinque siti, ovvero uno in Inghilterra, uno in Irlanda, uno in Ungheria, uno in Francia e appunto uno in Italia. Poi ce n'è uno anche, diciamo, sempre nel bacino europeo in Israele. Ecco, adesso mentre sto parlando potete vedere così a copertura delle immagini di quello che è un po' Dinamo Camp, perché proprio Dinamo Camp nasce sulle colline di Pistoia. La cosa particolare è che trova spazio in una ex azienda metallurgica, perché la proprietà era una vecchia azienda metallurgica, la società metallurgica italiana, e che per una questione di acquisizioni industriali e azionarie è arrivato ad essere controllata e acquisita da una multinazionale tedesca metallurgica, e questa ha il presidente nonché fondatore di Dinamo Camp ebbe appunto questa intuizione, perché voleva creare un qualcosa per la società, un qualcosa che avesse un effetto, un impatto importante per la società. Enzo Manes, appunto Vincenzo Manes, si trovò ad avere a disposizione questi spazi e venendo a conoscenza di questi camp di Paul Newman, prese i contatti direttamente con Paul Newman e da lì partì questa avventura che ha preso proprio vita nel 2007. Veramente molto, molto interessante. E com'è avvenuto un po' il tuo incontro con questa realtà di Dynamo Camp? Se puoi parlarci un po' della tua esperienza proprio all'interno della fondazione. Ma allora, diciamo che nulla avviene mai per caso, e il mio contatto direttamente con Dinamo Camp è nato prima di tutto perché nel mondo scout ne avevo sentito parlare. Poi nel 2014, diciamo, una mia passione, una mia attività sportiva che è il Nordic Walking, io ho preso contatto con questa realtà chiedendo se svolgevano queste attività. Il Nordic Walking all'epoca non veniva fatto, ma parlando con la responsabile delle risorse umane mi chiese se ero interessato andare a visitare questo luogo, e da lì è nato, diciamo, si può dire proprio un innamoramento, perché da lì dopo non ne sono più uscito, perché ho iniziato subito nel 2014 a partecipare per fare il corso da arrampicatore, poi dopo da responsabile di arrampicata, e poi assieme a dei colleghi siamo i nuovi formatori dei nuovi arrampicatori. E poi oltre a questo adesso mi occupo anche di un'altra parte all'interno del mondo Dinamo che si chiama Dinamo Academy. Dinamo Camp è una fondazione, è una onlus, è il cuore pulsante di tutta la struttura. Dinamo Academy invece è un'impresa sociale che ha la finalità della sostenibilità economica di Dinamo Camp. Cioè, vale a dire, Dinamo Camp, essendo una fondazione, funziona attraverso raccolta fondi, donazioni, quindi c'è tutta una rete di donatori, di raccolta fondi molto molto strutturata e molto capillare, ma Dynamo Academy si fa carico dei costi fissi in modo tale che chi decide di fare una donazione a Dynamo Camp sa che quella donazione viene utilizzata proprio per far partecipare gratuitamente bambini, ragazzi e famiglie affetti da patologie al camp. Quindi si tratta di non semplicemente di un'unica realtà, ma di una costellazione di realtà. Diciamo, le attività sono diversificate, ma quello che le accomuna è un po' lo stile, no? E le finalità, che non si discostano appunto mai da quelle di quel progetto originario, che era di consentire a dei bambini con problemi fisici, di disabilità oppure di malattia, appunto, di partecipare a delle attività che siano ricreative e formative allo stesso tempo, no? Parlavi appunto di circolarità e di sostenibilità, che sono due parole molto importanti, no, per la vostra fondazione e per tutto quello che fate a Dinamo Camp. Ci puoi un po' aiutare a entrare in questo mondo facendoci vedere proprio un po' com'è questa costellazione di attività?
Sì, certo. Allora, prima faccio un piccolo passo indietro fra Michele perché diciamo che il filo rosso che caratterizza e unisce tutte le attività prevalentemente di Dinamo Camp, ma che piano piano si espandono a macchia d'olio anche nelle altre realtà, è quello che noi chiamiamo il metodo Dinamo, che prende spunto dalla terapia ricreativa. La terapia ricreativa non è altro che un metodo scientifico sviluppato proprio negli Stati Uniti, che fa sì che venga considerata l'efficacia del divertimento come terapia, sia terapia con persone o rivolta a persone affette da patologie gravi o croniche, ma anche nell'ambito più sociale. E qual è la caratteristica precisa e particolare di questa terapia ricreativa? È una sequenza di elementi che caratterizza un po' tutto quello che noi facciamo al camp. Vale a dire, parte prima di tutto da una proposta, da una sfida, dove le singole persone vengono invitate liberamente ad accogliere quello che gli viene proposto. Dopodiché, dalla sfida, da quello che gli viene proposto, c'è una scelta. Viene lasciato a tutti l'assoluta libertà e leggerezza di poter scegliere il livello di coinvolgimento che uno vuole avere. Questo cosa comporta? Comporta che ogni persona non si sente obbligato a fare qualche cosa, a fare quella particolare attività che può essere un'attività di teatro, può essere un'attività artistica, ma può essere anche un'attività sportiva come l'arrampicata o il tiro con l'arco, fattoria o anche piscina. A quel punto, nel momento in cui tu accogli questa proposta, te ne senti direttamente protagonista e attraverso il supporto, attraverso il sostegno dei volontari, di tutto lo staff e degli altri amici o partecipanti o ragazzi o bambini o famiglie, arrivi proprio a superare la fatica, cioè il valore un po' della comunità, del sostegno, che piano piano si fa un pezzo di strada insieme. E questo comporta poi una successiva scoperta, ovvero quello di arrivare anche a capire e a conoscere, a scoprire che magari arrivo a fare qualcosa che prima pensavo di non fare. E questo è l'ultima, è la fase della verifica o della consapevolezza, vale a dire: ora che ho fatto questa esperienza, che cosa mi posso portare a casa? E quindi, in poche parole, quello che ci piace sempre dire a Dinamo Camp è che Dinamo Camp è un luogo che fa sì che si possa trasformare l'impossibile in possibile. E un po' questa è la filosofia che permea tutto il mondo e tutte le realtà di Dinamo. Perché, come dicevi giustamente tu, Michele, è un po' una costellazione. E infatti, adesso potete vedere proprio a copertura alcune slide. Allora, io uso sempre la metafora del sistema solare, dove il sole, quindi il cuore pulsante, è fondazione Dynamo Camp, ovvero che è quello di cui avevo appena parlato adesso, cioè una fondazione che offre gratuitamente a bambini, ragazzi e famiglie affetti da patologie gravi e croniche un periodo di divertimento, di rilassamento e di spensieratezza. Ma attorno a questo, scusate, all'interno del quale ci sono anche tanti volontari e quindi c'è la possibilità di accedervi e di fare proprio parte del gruppo dei volontari stessi. Ma all'interno di questo sistema solare ci sono altre realtà. Una di queste è Dynamo Academy, è un'impresa sociale che ha appunto la finalità della sostenibilità economica di Dynamo Camp, quindi sostiene proprio la parte viva, i costi fissi, i costi generali, gli ammortamenti e gli investimenti, attraverso tre proposte che sono tre business, diciamo così, come si dice un po' in gergo, che è la parte di educazione e formazione, la parte di consulenza e di coinvolgimento aziendale attraverso tutto il metodo Dinamo sui temi del terzo settore, dell'economia sociale, dell'inclusione, dell'equità, della diversità, quindi tutti i temi che riguardano un po' la parte del sociale. Dynamo Academy ha proprio un suo sito, ha proprio un suo spazio appena rinnovato proprio a Dynamo Camp ed è un campus dove possiamo ospitare aziende, possiamo ospitare istituzioni, scuole, proprio per approfondire queste tematiche di taglio sociale del terzo settore e dell'economia sociale.
Poi un'altra realtà sono piccoli satelliti. Qui ad esempio vediamo Dynamo The Good Company, cioè è una società che si occupa di abbigliamento, di tutto quello che può riguardare una linea di abbigliamento e di proposte di visual molto diciamo di livello elevato. Abbiamo la particolarità che all'interno della nostra proprietà c'è anche una fonte di acqua e quindi utilizziamo anche la possibilità di poter utilizzare quest'acqua venendo imbottigliata e questa diventa proprio un veicolo di promozione di Dinamo. In più abbiamo anche prodotti alimentari, ovviamente non vengono prodotti all'interno di Dinamo, ma si cerca di far sì che che vengano valorizzati i prodotti del territorio con prodotti che vanno da pasta, marmellata, biscotti, miele e quant'altro. Perché ci sono tutti questi prodotti a corollario? Perché Dynamo Camp non fa pubblicità, ma utilizza i prodotti, quindi tutto quello che può essere il merchandising, tutto quello che può essere il food e tutto quello che può essere il veicolo comunicativo per brandizzare, quindi per diffondere il concetto della marca Dynamo attraverso questi prodotti. In più, voglio raccontarvi anche un'altra cosa, un ultimo mondo è Oasi Dinamo. Dinamo Camp è un sottoinsieme di circa 40 ettari all'interno di un'area molto più grande di circa 1000 ettari. Adesso tra poco, ecco, ringrazio la regia che così ci fa un po' vedere che cos'è questo Oasi Dinamo. Ed è un posto molto bello, è un'oasi naturalistica, è gestita sotto leggi del WWF, quindi con una tutela dell'ambiente, diciamo, flora e fauna. Gli animali, possono transitare liberamente perché non è transennata, ma è solo tabellata, quindi c'è proprio un flusso migratorio all'interno dove si fa, ricerca scientifica in collaborazione con varie università italiane. C'è la possibilità di poterlo visitare attraverso il centro visite, che è proprio un luogo accessibile direttamente diciamo, dalla parte toscana sopra Pistoia. E soprattutto adesso è stato realizzato anche un piccolo Oasi Hotel caratterizzato da 16 lodge dove le persone possono vivere in assoluta immersione nella natura di questo Oasi. Ecco, come potete vedere, ci sono anche attività particolari, attività sportive di team building che noi realizziamo proprio anche con le aziende, ma soprattutto c'è anche una riscoperta dell'agricoltura di montagna caratterizzato da grano, da farro, da orzo e questo ha portato a una riscoperta proprio dell'ambiente, sia da un punto di vista della campagna, della natura e della montagna, ma anche da un punto di vista, degli animali, perché questo ha fatto sì che Dinamo possa essere un luogo dove anche animali a livello migratorio si possono fermare. Veramente, veramente una cosa molto interessante che viene proprio la voglia di visitare e poi soprattutto la cosa che affascina proprio come si possa unire una produttività, una pensiero aziendale anche a qualcosa che va però come scopo finale quello del sociale, di fare del bene, no? Quindi un motto che potremmo dire è proprio quello di fare bene il bene, cioè fare il bene con degli strumenti che lo rendano anche sostenibile dal punto di vista economico. Come ultima domanda vorrei fare anche a Claudio quella che è un po' la domanda che diciamo così, costella proprio il nostro festival di quest'anno. Partendo appunto dalla tua esperienza e dalla realtà di Dynamo Camp, in che modo ci puoi suggerire appunto in che modo possiamo contribuire attraverso i gesti e le azioni concrete perché il mondo sia un po' più di tutti? Questa è la domanda che ci sta a cuore quest'anno e chiediamo anche a te di darci qualche consiglio pratico. Ma guarda, il consiglio pratico sembra banale, ma non è così facile, sembra veramente facile dirlo, ma non lo è. Prima di tutto partire dalla consapevolezza che tutto quello che ci viene dato, tutto quello che ci sta attorno è un'opportunità.
e quindi fare in modo di riuscire a vedere il bene e il bello in tutto quello che ci circonda. Faccio un esempio, anche la pandemia. Noi l'abbiamo vissuta in modo molto faticoso, è stato un momento come per tante persone, come per tanti, un momento difficilissimo. Perché ci siamo visti proprio dover chiudere i battenti e dire boh, non si sa quando potremo ripartire e riuscire nella forza del gruppo, nella forza dello staff, nella forza delle idee nel cercare nuove opportunità, perché in ogni situazione qualcosa di bello, qualcosa di buono si trova sempre. Questa come prima cosa. L'altro che è diciamo un po' un leitmotiv che noi spesso a Dinamo Camp diciamo, è che la diversità, che oggi è un tema che viene trattato molto ed va molto di moda, è tendenzialmente caratterizzata da appunto elementi, da caratteristiche, che se ci fermiamo solo a quelle riusciamo a fare ben poco, mentre l'inclusività è far sì che quelle caratteristiche possano diventare una forza perché io faccio qualcosa. Quindi l'inclusività è un insieme di azioni che io, se voglio, ognuno di noi, se vuole, può mettere in pratica da un giorno all'altro. Quindi l'inclusività può essere tutto perché può partire e può passare da quelle più scontate, più banali, a un mondo più pulito. Bene, proviamo ad andare a raccogliere un po' di sporcizia che c'è attorno nei nostri parchi e nelle nostre strade, anche quando camminiamo per strada. Proviamo a raccogliere qualcosa. Quando è che il mondo diventa inclusivo? È quando io mi abbasso e prendo quel pezzettino di carta piuttosto che quella mascherina e la butto via. E da qui dopo è un'estensione a macchia d'olio, perché inclusività è un passo che tutti possiamo fare, però bisogna fare quel passo. Benissimo, grazie anche per la concretezza proprio dei suggerimenti che ci hai dato. Io ringrazio molto Claudio e ringrazio anche Alessio e Michele che ci hanno detto del loro progetto e passo la parola ad Alfonso perché ci darà le ultime parole conclusive di questa giornata e l'appuntamento poi sarà per domani. Grazie a tutti e la linea ad Alfonso. Sì, grazie a te Michele, grazie a tutti i nostri partecipanti che sono intervenuti in questo spazio Fast Conference del Festival Francescano, a partire da Alessio Adamiano e Michele Lafisco per il progetto Recovery Ingredients per un'economia circolare e sostenibilità, un'idea che è diventata progetto, un progetto di ricerca e successivamente poi anche una produzione finale. Permettetemi di rinnovare l'abbraccio a Don Gennaro Pagano per la sua pronta guarigione, il cappellano del carcere minorile di Nisida, per il suo progetto di inclusione e recupero di ragazzi in situazioni di disagio sociale. E infine, non per ultimo, Claudio Montevecchi per il progetto Dinamo Camp, l'accoglienza gratuita di bambini, ragazzi e famiglie oggetto di patologie, affette da patologie gravi. Voglio chiudere con questa immagine, con questa frase che lui ci diceva, che rumore fa la felicità? E quindi lasciarci con questa prospettiva, una prospettiva di speranza che dà al nostro Festival Francescano un risalto, diciamo, di questi tempi, in questo momento storico particolare, positivo, che aiuta a vedere la vita con occhi di speranza. Grazie a tutti voi.